si sono avviati nei giorni scorsi altri servizi pedibus, uno a Torre per la scuola Beato Dorico e l'altro in Largo Cervignano per la Michelangelo Grigoletti. I pedibus sono punti di raccolta in cui si trovano gli alunni che poi vengono scortati a scuola dai genitori volontari, generalmente due o tre, che si pongono in testa e in coda alla fila degli alunni al fine di controllare il flusso e garantire la sicurezza durante il tragitto. L'assessore comunale Nicola Conficoni. Con l'inaugurazione di questi nuovi percorsi pedibus giunge a conclusione della settimana europea della mobilità, una settimana in cui abbiamo sviluppato diverse iniziative per stimolare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi e a privilegiare forme di movimento a basso impatto ambientale. Abbiamo distribuito al centro Meduna oltre 620 biglietti dell'autobus che sono stati utilizzati da quanti hanno lasciato l'auto presso il centro commerciale e si sono recati in centro con la linea rossa. Abbiamo anche avviato una campagna di sicurezza stradale rivolta ai ciclisti. Con l'installazione di queste tabelle per il pedibus abbiamo voluto invitare sempre più alunni ad approfittare dell'opportunità di andare a scuola a piedi. Andare a scuola a piedi è importante perché significa avere la possibilità di fare movimento, esplorare e conoscere il proprio quartiere, significa soprattutto decongestionare il traffico in prossimità delle scuole e quindi limitare l'inquinamento. Una scelta divertente, una scelta soprattutto intelligente che speriamo possa essere imitata da molti alunni delle scuole pordenonesi e siamo impegnati a lavorare in questa direzione.